Buongiorno, siamo qui all'Università di Urbino, in particolar modo io sono al campus scientifico di Urbino, mi chiamo Mauro De Donatis e sono un docente della magistrale di scienze geologiche. Oggi siamo qua appunto per presentare essenzialmente questa magistrale e magari anche vedere qualche esempio di cosa si può fare e quali sono poi magari gli sviluppi che può avere uno studente che sceglie di frequentare questa nostra magistrale. Ora, siccome vorrei farvi vedere un po' di cose, vorrei essere anche abbastanza conciso e partire subito con il, una presentazione della, della nostra laurea magistrale. Spero che riusciate già a vedere la slide. Eh, io la vedo. E, mh, niente, la nostra laurea magistrale, c'è cioè la laurea di secondo livello, eh, si chiama: si intitola Geologia ambientale e gestione del territorio. È nella classe eh, LM74 di Scienze e tecnologie geologiche. Sorvolo: veloce. Sorvolo, cioè non parlo della, della triennale perché è già stata sviluppata questa mattina da un mio collega e credo che l'audience la, attuale. Eh, sia qui per appunto conoscere, abbia già le competenze e le conoscenze di cos'è una laurea triennale in scienze geologiche e, e quindi passiamo immediatamente a spiegare un po' il, il percorso della laurea a secondo livello. La laurea magistrale, appunto, che è qui al centro di questa rappresentazione grafica, è eh, una laurea che eh, prevede il superamento, l'ottenimento di 120 eh, crediti, CFU come sono chiamati, e, mh, si proviene in genere da una laurea di tre anni, laurea spesso sempre in scienze geologiche, ma eh, potrebbe essere anche altre lauree come scienze ambientali o scienze naturali, eccetera, quindi classi di lauree di, 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 di quel tipo. E eh, accedendo quindi, magari con, recuperando qualche conoscenza e quindi qualche CFU, eh, si può riuscire ad entrare appunto nella laurea magistrale, mh, che poi è costituita da due anni di corso di studi eh, che si svolge appunto qui a Urbino. Dalla laurea magistrale, una volta tenuta la laurea magistrale, si può accedere a un master di secondo livello eh, oppure a dei corsi di specializzazione o anche direttamente per chi volesse intraprendere, è interessato ad intraprendere eh, diciamo, il percorso di ricerca scientifica, anche un dottorato di ricerca che può essere di 3 o 4 anni in Italia. Ehm, andiamo avanti. Ehm... Il, praticamente il nostro dipartimento, attraverso la scuola di scienze geologiche e ambientali, eh, organizza appunto i, i, corsi, i nostri due corsi universitari: abbiamo detto la triennale e la magistrale. Nella, per quanto riguarda la laurea magistrale di secondo livello, eh, questa abbiamo già detto, si chiama, si intitola Geologia ambientale e gestione del territorio e cerca di formare uno specialista che possa intervenire sia nel rischio geologico e quindi nella progettazione di soluzioni eh, operative e sostenibili per quello che riguarda l'ambiente e l'economia e naturalmente eh, risolvere i problemi di tipo ambientale e territoriale supporto anche di enti sia privati che eh, pubblici. Um, il piano degli studi eh, prevede praticamente eh, due indirizzi particolari. Uno è quello che riguarda il sistema terra, rischi e, e risorse. Eh, naturalmente questo prende in considerazione i processi geologici e eh, la prevenzione del rischio geologico, della gestione ambientale e anche il corretto utilizzo delle risorse. L'altro indirizzo invece eh, riguarda il terra si sistema Terra-Clima Ambiente ed è rivolto ad un tema particolarmente sensibile in questo momento, eh, che riguarda l'interazione tra le componenti del sistema Terra anche in funzione del cambiamento eh, climatico. In, uh, per quello che riguarda uh, questo uh, percorso, che prevede eh, diciamo, studio sui rischi e le risorse, abbiamo un primo anno in cui ci sono questi esami. Io credo che eh, molti di voi, almeno qui che, che mi sta ascoltando, eh, conosce abbastanza bene, provenendo da una triennale, eh, questo tipo di materie. Comunque, eh, nel primo anno abbiamo una geologia applicata con la relativa legislazione che serve per, ad esempio, importante per la professione, la geologia dei terremoti insieme ad esempio anche alla pericolosità rischio sismico e microzonazione sismica è un oggetto veramente molto importante e tra l'altro attualmente fornisce molto lavoro ai nuovi geologi che escono dalle, dalle nostre università. Eh, risorse minerarie, lapide e geotermiche per quello che appunto riguarda le risorse, eh, c'è eh, corsi di geologia marina, difesa delle coste, sempre nell'ambito appunto dei rischi e eh, ho lasciato infine, oltre all'inglese scientifico naturalmente, eh, il, eh, il corso di allenamento geologico digitale perché è quello che eh, tengo io e poi vorrei far vedere alla fine anche qualche esempio di cosa stiamo facendo e cosa facciamo e cosa... Di cosa ci interessiamo? Nel secondo anno abbiamo un esame di economia dell'ambiente utile per valorizzare eh, i nostri lavori e capire bene quando interveniamo su un territorio quale possono essere i risolti anche economici che diventano veramente importanti. Un eh, esame di geomorfologia applicata a applicazioni GIS. In questo caso, le applicazioni GIS sono eh, un utile eh, mezzo per utile anche per trovare lavoro diciamoci cioè, perché attualmente eh, chi conosce eh, l'utilizzo di questi strumenti e eh, sistemi informativi e geografici eh, è molto richiesto dal mercato del lavoro eh, la geopedologia che riguarda appunto i suoli la, la parte superficiale del, dei nostri terreni eh, mitigazione dei rischi idraulico e idrogeologico e Alcuni insegnamenti a libera scelta per un totale di 12 CFU. Poi ci sono dei tirocini che si svolgono sia in sede, eh, ma soprattutto all'esterno, possibilmente all'esterno, e una prova finale, quindi una tesi di laurea finale che eh, prende una, un numero cospicuo di CFU, cioè una, una, un periodo piuttosto importante del secondo anno per lo sviluppo della uh, tesi finale. Per quello che riguarda invece diciamo, il curriculum sul clima e l'ambiente, abbiamo alcuni esami che vedete sono simili a quelli del, del, del precedente, che poi la geologia applicata, la legislazione del territorio, perché sono fondamentali appunto all'esame di Stato e, e alla, quindi alla... A, Libera professione, poi esistono altri naturalmente, altri eh, corsi nei quali, eh, appunto, si prende in considerazione il clima, e, da un punto di vista anche chimico, l'atmosfera. Un altro importante esame, ad esempio, è la caratterizzazione e il recupero dei siti contaminati, eh, anche qui gli operatori in questo campo sono veramente molto richiesti. Abbiamo poi una parte di modelli geofisici ambientali, una micropaleontologia applicata, un biominitoraggio e naturalmente abbiamo anche qui l'inglese scientifico al primo anno. Nel secondo anno eh, abbiamo, parliamo sempre di economia del territorio, le applicazioni GIS e la geomorfologia applicata, anche queste sono comuni perché, ripeto, i GIS sono per ora di grande interesse e molto importanti poi eh, in qualsiasi tipo di applicazione. Eh, poi abbiamo gli indicatori geotimici per il monitoraggio ambientale, indicatori mineralogici e petrografici per l'ambiente e la salute eh, e poi, come prima, degli insegnamenti a libera scelta, i tirocini e la prova finale. Ehm, oltre, molto importante da conoscere, poi credo che eh, appunto, chi ha già fatto una triennale di geologia eh, sa che oltre eh, in genere alle attività eh, che si svolgono in aule e in laboratori interni, ci sono anche di quelli dei laboratori esterni, cioè il lavoro eh, di terreno, quindi escursioni molto importanti e poi naturalmente i tirocini formativi presso eh, le aziende pubbliche e private. Ehm, L'organizzazione della didattica eh, permette anche la condivisione delle strutture di laboratorio e la capacità di accoglienza in strutture attrezzate per la didattica e per la ricerca. Abbiamo dei laboratori adeguati al sviluppo di eh, didattica nel quale comunque insieme alla didattica spesso si fa ricerca. Vi mostrerò poi nella seconda parte della presentazione un esempio di questo. Importantissimo poi per noi è il rapporto... Eh, anche numerico tra docenti e studenti, eh, oltre naturalmente a quello personale. Il rapporto tra docenti e studenti da noi è ottimo perché ogni studente può contare eh, sempre indistitamente sul, uh, sul consiglio, sul, uh, sull'aiuto eh, e comunque sulla presenza dei docenti, in quanto i rapporti, i numeri che abbiamo permettono, non abbiamo numeri elevatissimi per cui permettono che gli studenti vengano molto bene seguiti eh, anche al di fuori del, degli orari di lezione, di soli degli orari diciamo, ufficiali dai docenti. Come vi dicevo prima, questo permette spesso anche di inserire eh, i nostri eh, studenti in, uh, in progetti di, di ricerca. Eh, se posso spiegare un attimo gli stage formativi, ci eh, sono sia quelli che possono avvenire da studente sia quelli successivamente alla laurea e in questo caso si ha un'integrazione, una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questi secondo noi sono veramente molto importanti, prima ho superato una slide, ma questi, questi tirocini addirittura possono essere svolti. Eh, all'estero con le connessioni e contatti che eh, molti di noi docenti abbiamo nel nostro, eh, nel nostro mh, diciamo, portafoglio di conoscenze. Eh, e la, mh, con la laurea magistrale cosa si può fare? In pratica, come dicevo prima, si può fare la libera professione, che è molto importante, e eh, nella sezione A eh, dell'albo professionale, quindi si dà un esame di stato e si entra eh, in quelli che vengono eh, chiamati senior e non junior, eh, dei geologi eh, professionisti. Oppure si può accedere, come abbiamo visto prima, al dottorato di ricerca o a dei corsi di specializzazione precisi o ai master di secondo livello. Um, L'esame di Stato, eh, derivando appunto dalla laurea magistrale, è un esame di Stato di secondo livello, quindi senior, e permette l'accesso a diversi tipi di professioni. La prima, quella spesso più utilizzata, è quella dell'ordine dei geologi, quindi un geologo libero professionista, ma anche quella dei paleontologi, dei geofisici, degli idrologi e ricercatori tecnici laureati nel, nell'ambito di scienze della terra. Ehm, il lavoro che, eh, quindi le prospettive occupazionali che offre questa laurea, eh, appunto, sono quello del, del libero professionista, sia singolarmente che in studi già avviati, in studi associati, eh, ripeto quello che ho detto prima, ad esempio nella microzonazione sismica attualmente sono richiestissimi i nuovi geologi, i geologi giovani che escono adesso all'università, perché... Spesso i geologi più anziani, quelli che sono laureati parecchi anni fa, non hanno ad esempio competenze digitali che possono avere quelli nuovi, quelli che vengono fornite anche in questo corso di laurea, come ad esempio il rilevamento geologico digitale o comunque le applicazioni eh, con i sistemi informativi territoriali. Poi, naturalmente, si possono svolgere attività diverse nell'industria e nella pubblica amministrazione, eh, nell'industria, ad esempio, l'industria estrattiva o nell'industria. Sia per le cave, l'industria mineraria e eh, l'industria petrolifera, tuttora, nonostante si cerchi di superare eh, le vecchie fonti fossili, rimane pur tuttavia una importante eh, fonte di occupazione per i geologi, l'esplorazione eh, petrolifera. Poi naturalmente ci si può essere dei consulenti per la programmazione, la progettazione, direzione dei lavori, collaudo e il monitoraggio degli interventi sul territorio. Anche questo è attualmente un'occupazione veramente molto importante per i geologi che hanno appunto questa laurea di secondo livello. Chi sono i datori di lavoro? Sono già, abbiamo già ripetuto più volte gli enti locali e nazionali, le agenzie per la difesa del suolo e la salvaguardia dell'ambiente, in questo caso ad esempio il Servizio Geologico Nazionale, attualmente si chiama ISPRA, ehm, le società che fanno indagini geologiche e geofisiche, eh, le costruzioni, attività estrattive sia in Italia che all'estero, i laboratori pubblici e privati di analisi geognostiche ambientali e poi naturalmente anche le scuole e gli istituti di ricerca di vario grado e le università secondo appunto, le attuali normative. E, cosa dire alla fine di questa presentazione? Io credo che eh, voi che avete eh, superato eh, la laurea di primo livello, la laurea triennale, che magari già avete competenze in geologia, capite bene quale sia l'importanza del, del geologo e delle competenze che questo geologo eh, deve avere, ehm, perché dobbiamo tenere veramente eh, da conto, direi, il nostro piccolo pianeta su cui siamo lanciati nello spazio e, e credo che il geologo abbia la più alta sensibilità per questo, proprio derivante dalle sue conoscenze e dall'amore che ha sia per la sua Materia. Credo che ognuno che abbia fatto geologia possa comprendermi molto bene. I geologi in genere sono sempre delle persone eh, entusiaste del loro lavoro e, ehm, e che hanno questa sensibilità quasi nata per la nostra madre terra. Eh, abbiamo quindi terminato, vi rimando poi al sito di geologia di Uniurb. Per eventuali eh, approfondimenti e comunque ci sono anche contatti dei referenti per avere maggiori approfondimenti. Eh, vi dico soltanto che già dalla prossima settimana inizieremo le lezioni, quindi chi è intenzionato a iscriversi a questo corsi laurea deve in qualche maniera affrettarsi. Eh, chiedo al, a chi segue questa cosa di farmi ritornare di nuovo in video io. Elimino adesso la condivisione. Eh, eccomi di nuovo, credo, se mi vedete. Eh, sono di nuovo qui e come vi dicevo eh, sono eh, anch'io tuttora un entusiasta eh, sostenitore delle scienze della terra. Sono ancora contento, dopo più di 30 anni dalla mia laurea, di eh, aver fatto questo corso di studio. L'entusiasmo che la passione che un geologo eh, ottiene è veramente grande. Questo è veramente molto molto importante perché ehm, quando noi eh, poi andremo a lavorare, se il lavoro che ci piace ci appassiona e ci entusiasma, ehm, e questo eh, ehm, ci rende la vita... Bella insomma, e quindi questa cosa è veramente molto importante, ritengo. Ora, ehm, siccome è già passato del tempo, vorrei far vedere alcune cose. Vorrei poi lasciare anche la parola eh, ad eventuali domande e magari anche una testimonianza della nostra tutor didattica Nicole Maritimo che ci sta seguendo. Vorrei passare alla condivisione, alla visualizzazione di eh, un'altra presentazione. Praticamente la eh, presentazione del lavoro che stiamo facendo e del corso di rilevamento eh, geologico eh, digitale che eh, abbiamo messo in atto in questa università che è quasi l'unico nel panorama italiano questo giusto per <ride> incensare un po la mia eh, faccia da professore che eh, insegna questa materia di cui naturalmente ne va anche molto lasciatemelo dire anche molto fiero ehm, allora cosa abbiamo fatto in quest'anno abbiamo cercato di portare le nostre, le nostre conoscenze i nostri strumenti digitali sul terreno, una cosa che quando no, negli anni 80 ero un rilevatore in erba vedete la differenza tra la mia faccia attuale avete, che avete visto e quella eh, che ero io negli anni 80 quando iniziavo Uh, mi ero laureato e iniziavo a fare carte geologiche per la regione Emilia Romagna naturalmente utilizzavo quadri di campagna mappe su cui disegnavo con la penna però eh, arrivato all'università e eh, avendo iniziato a utilizzare i sistemi informativi geografici abbiamo iniziato a pensare che questi potevano essere molto utili nella digitalizzazione anche del lavoro del geologo di terreno e nel 2004 eh, abbiamo sviluppato insieme ad una software house qui del territorio un'applicazione che si chiamava Mappiter, un GIS, però un GIS con alcuni strumenti importanti che potevano essere utilizzati sul terreno. Questa applicazione veniva eh, utilizzata su uno tablet PC, un tablet PC. Questo eh, posso mostrarvelo con il dito, il puntatore, questo strumento qui che è un uno strumento che fino all'epoca era stato utilizzato quasi esclusivamente dai militari. Era nato tra l'altro nella guerra del Golfo perché i militari dovevano poter portare dei computer in cui si vedessero la loro posizione, quindi utilizzavano comunque il sistema informativo eh, territoriale eh, per visualizzare gli amici e i nemici e sapere da che parte dovevano sparare o da che parte arrivavano gli spari. Eh, questo insieme, accoppiato ad un'antenna GPS che poi vedremo, utilizzando i nostri software, ci permettevano di fare alcune cose molto interessanti, come ad esempio disegnare con una eh, penna, uno stilo, sulla, direttamente sulla mappa, cosa che hanno sempre fatto i geologi. Questa, quella che vi mostro, questa slide, è appunto una vecchia carta geologica molto antica, una delle prime carte geologiche credo che siano nel, in uno dei musei dei, inglesi, ehm, in cui comunque vedete che i geologi sulla carta, e credo che voi sappiate anche dalla vostra esperienza diretta se avete fatto geologia, annotavano sulla carta una serie di cose. Quindi la possibilità di scrivere su uno schermo con uno stilus era importante. Qui ad esempio vediamo alcuni strumenti che ci permettevano di disegnare sulle... Foto e di prendere anche notazioni sulle foto, mentre eh, eravamo in campagna. E tutte queste informazioni venivano erano, sono eh, georeferenziate. A questo sistema diciamo informale di disegno manuale o di scrittura manuale sulla carta o sulle foto, però, naturalmente il sistema informativo territoriale permette eh, una strutturazione anche più importante della dei dati delle informazioni che vengono raccolte, quindi eh, strutturare tramite ad esempio del, dei data form dei, 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 per l'input, per l'inserimento di date e informazioni in maniera più strutturale. Tutta questa cosa qui l'abbiamo subito eh, applicata anche alle eh, nostre lezioni. Quindi in questo caso eh, sono, erano studenti di eh, scienze ambientali diversi anni fa, nel maggio 2007, gli studenti di scienze ambientali con tablet PC, qui era anche un lavoro che stavo svolgendo per vedere le differenze che c'erano tra studenti che utilizzavano i tablet PC e quelli che utilizzavano eh, diciamo uh, ancora supporti cartacei. Eh, qui, ad esempio, un importante campo di sette giorni con addirittura qua vedete un'escursione eh, su un battello per visualizzare tutta la parete del San Bartolo e naturalmente raccogliere informazioni anche disegnando come vi ho detto su, eh, le, eh, sul, sulle fotografie catturate e georiferite eh, all'interno del nostro GIS. Un altro tipo di applicazione poi è stato confrontarci con l'esterno, in questo caso con una tesi di laurea abbiamo fatto il confronto del nostro sistema di rilevamento che può essere utilizzato non solo per fare carte geologiche ma per qualsiasi altra cosa anche nella, ehm, nella mappatura, in questo caso nel catasto eh, dei sentieri della regione Marche. E abbiamo fatto il confronto con il sistema che all'epoca aveva il CAI. Non vi dico come è finita, ve lo potete immaginare, io sono molto contento. Un'altra eh, importante evidenza di questi sistemi, dell'importanza della digitalizzazione del lavoro di terreno, viene poi nel 2009 quando in un convegno a Monaco di Baviera si inizia a parlare esplic esplicitamente del oltre che dei GIS, dei modelli tridimensionali, altre cose che appunto vengono sviluppate nel nostro corso, si parla di, eh, di rilevamento sul terreno, in maniera, direttamente sul terreno, in maniera digitale. E, da qui poi è derivata una serie di cose, per, siamo passati da quel il software eh, commerciale a un software open source, uno perché la società con cui avevamo collaborato, aveva deciso di chiudere Battenti, non potevamo più continuare con loro la collaborazione, e due, perché non volevamo perdere la nostra, eh, le nostre conoscenze e competenze e naturalmente eh, fornirle anche a chi ne avesse bisogno. Da lì è nata eh, questo, questa applicazione, un'altra un applicazione che si chiama Beegies, questa applicazione naturalmente lavorava su un altro software open source, ma veniva personalizzata per il lavoro che vi ho, vi ho detto prima. tutti i sistemi operativi, non soltanto Windows come quella precedente, quindi anche Linux o eh, i sistemi operativi Apple, ehm, e abbiamo iniziato ad utilizzare dei tablet anche diversi rispetto a quelli rugged, quelli robusti, quelli utilizzabili eh, dai militari, mh, che erano dei semplici, semplici per modo di dire, semplici tablet PC convertibili con tastiera con cui, in cui quella, la, il monitor poteva essere ruotato e fissato sopra la tastiera in maniera da far diventare in tutto e per tutto dei tablet PC con la penna, grazie anche alla dal fatto che avevamo vinto un progetto, non questa volta di ricerca, ma di didattica, proprio abbiamo sviluppato un progetto di didattica e l'HP, quell'anno, premiò in tutto il mondo 15 progetti. E noi, per l'Italia, vincemmo questo, eh, questo progetto di didattica e ci fornirono eh, 21 tablet PC, più tanto altro materiale per eh, l'utilizzo appunto con gli studenti e non solo, e eh, vedremo. Eh, in, questo, in questo sistema avevamo, abbiamo importato comunque tutta una serie di eh, trucchi, utilizzi e eh, metodi che avevamo comunque anche in, nel precedente software, in MappPit, quindi potevamo disegnare, scrivere con la penna lo stesso sia sulla carta che su, eh, su queste note o anche le fotografie georeferenziate, georifrite, e eh, ci permettevano di... Eh, di lavorare come in questo caso qui, ad esempio su una notazione sulla carta, scrivendo direttamente sulla carta e, e avendo quindi tutta una serie di strumenti che permettevano, non so, di, di scegliere i colori piuttosto che le trasparenze, più, più che la, diciamo, lo spessore dei tratti quindi del disegno. Tutti eh, questi strumenti e queste metodologie sono sempre state applicate con gli studenti. Qui vediamo il campus durante le ore di esercitazione nel, del corso, dirette proprio qui nel campus scientifico, oppure anche fuori. Qui ad esempio siamo sulle Alpi, eh, in questo caso siamo eh, in, eh, nella zona vicino Fabriano. Qui invece eravamo nella zona vicina a Pecco, quindi nei vari campi che sono svolti durante gli anni, gli studenti hanno utilizzato moltissimo questi strumenti che avevamo acquisito. Un'altra utilizzazione è stata fatta addirittura con i bambini delle elementari, delle medie delle scuole di eh, Fermignano. In questo caso, una risposta incredibile: sono stati addirittura 150 bambini. Che hanno voluto partecipare a questa esperienza, quindi abbiamo dovuto chiamare volontari della protezione civile in maniera da poterli trasferire nelle vie, per le vie cittadine e hanno mappato per questo progetto che si chiama OpenStreetMap, una specie di Wikipedia delle mappe, quindi la gente fa le, le mappe, porta informazioni geografiche e per la prima volta Fermignano da questi bambini è stata mappata su OpenStreetMap. È stata una bellissima esperienza e una dimostrazione che questi sistemi possono essere utilizzati in tante cose e da tante persone. Ehm, questo ad esempio è un altro utilizzo nella mappatura del catasto dei sentieri regionali. Abbiamo avuto questo compito. Eh, tramite il CAI dalla regione Marche e abbiamo sviluppato un sistema per prendere informazioni e metterle nel, nel database, nei sistemi informativi della regione Marche direttamente. Anche in questo caso, oltre a utilizzare sistemi abbastanza complessi eh, in cui venivano riportate diverse informazioni, abbiamo potuto arricchire il sistema della regione Marche perché abbiamo potuto inserire, ad esempio, anche delle immagini georiferite, anche qui lo stesso, poi, eventualmente anche eh, con qualche annotazione sopra. Un'altra importante applicazione e esercitazione che abbiamo fatto è stata quella con la protezione civile. Abbiamo ehm, partecipato a una, ehm, una campagna di due giorni di esercitazione sulla ricerca di, di, di persone disperse. Eh, e ehm, abbiamo eh, dimostrato che con i nostri sistemi sul terreno in questo caso e poi nella centrale operativa potevamo portare informazioni molto importanti ed immediate, molto utili. Ad esempio, in questo caso, avevamo ritrovato l'auto dei dispersi all'interno della quale c'erano alcune medicine. Eh, L'operatore sul terreno non conosceva cosa servissero alcune medicine, ma inviate al, alla centrale operativa eh, i dottori, medici della Croce Rossa vedendo le scatole delle medicine potevano capire che eventualmente quelle persone avevano dei problemi, in questo caso problemi uh, di cuore, e quindi dover intervenire in una certa maniera quando venivano ritrovate queste persone. Eh, abbiamo poi sviluppato anche dei sistemi su Android, uno di questi è stato un'applicazione tuttora in uso e che viene tuttora sviluppata da questa società che si chiama Hydrologis, eh, uno dei delle persone che eh, gestisce questa società, ha fatto il dottorato di ricerca qui a Urbino e insieme abbiamo sviluppato questa applicazione che è tuttora in fase di sviluppo, eh, che serve sempre a raccogliere dati sul terreno con gli smartphone. Poi abbiamo pensato di utilizzare anche dei tablet, eh, in questo caso è un tablet di questo tipo. Rugged, scusatemi sono andato troppo veloce, ritorno indietro, eh, Rugged sul terreno per prendere informazioni con sistemi anche di tipo eh, Android. Poi, l'ultima cosa che abbiamo fatto è, è stato passare al, ad un software QGIS, che è un software open source per i GIS più utilizzato nel mondo. Quello che avevamo utilizzato prima era veramente scarsamente utilizzato, era un po' software in nicchia, anche se open source. Abbiamo pensato di passare tutte le nostre esperienze su quello che viene oramai utilizzato da tutti, o quasi tutti. E, e quindi questo QGIS abbiamo lavorato invece su un nuovo hardware che sono dei Tablet, uh, ma, tablet PC, Microsoft, quindi utilizza la penna con un sistema operativo. Eh, essenzialmente Windows, ma può essere importati anche su altri sistemi operativi. E, e da il QGIS, il nostro software di riferimento, abbiamo iniziato a eh, lavorare per sviluppare degli strumenti che ci potessero permettere di raccogliere le informazioni sul terreno. Questo l'abbiamo fatto con, ad eh, esempio, sfruttando già degli strumenti che avevano loro per creare, ad esempio, dei. Del, delle maschere di input dei dati, eh, ma abbiamo anche, ad esempio, utilizzato sempre il nostro sistema di annotazione diretta sul, eh, sullo schermo con questa applicazione che si chiama Bpen, che è un plugin dello stesso, sviluppato in Python, e che con dei semplici strumenti permette di disegnare direttamente sullo schermo in maniera molto immediata, molto semplice. Poi abbiamo sviluppato anche altri tipi di plugin, tipo BG, BGPS, che abbiamo tra l'altro superato, perché poi posso raccontare meglio in seguito se frequenterete le mie lezioni come, o altri software come BPICT che permette, permetteva, ad esempio, il, la georeferenziazione delle, delle fotografie, anche appeso con altri strumenti che non avessero il GPS, eh, sui nostri sistemi informativi territoriali. Queste plugin, come ad esempio Bijou, che è una, una serie di plugin che permettevano di fare questa cosa, Bijou permetteva di, permette tuttora di prendere informazioni con un altro applicativo presente, gratuito, che sta sul sistema operativo Windows, che è Windows Journal, è possibile in questo caso utilizzarlo come un quaderno di campagna e poi riportarlo georeferito sul nostro uh, sistema operativo sul nostro sistema GIS. Eh, il, mh, tutti questi plugin sono stati sviluppati, quasi tutti questi plugin in realtà, sono stati sviluppati da studenti eh, della triennale di informatica applicata. Avendo un corso io eh, anche di geomatica, di informatica applicata, riuscivo a coinvolgerli o nelle loro tesine per il superamento dell'esame, ma anche in uh, tesi di laurea e lo sviluppo di questi plugin che adesso sono eh, utilizzabili da tutti e quindi nel, diciamo nel repository anche ufficiale nazionale e internazionale di QGIS. Poi ci siamo messi a lavorare anche sui nostri smartphone, come dicevo prima, abbiamo creato una prima bussola digitale per geologi chi di voi è geologo conosce l'importanza della bussola nel, in geologia, e abbiamo fatto questa bussola che raccoglie direttamente sul terreno con, ne esistono altre in realtà, però questa è stata pensata ad esempio per l'interazione diretta e maggiore con QGIS, ma anche perché il, il metodo doveva essere veramente molto semplice. Ha una serie di strumenti accattivanti e importanti, eccetera, E abbiamo utilizzato tutto questo nuovo nostro sistema anche ad esempio nei rilievi che abbiamo svolto dopo il terremoto del 2016 in Italia centrale. Qui siamo ad Arquata del Tronto, a Pescara del Tronto e qui abbiamo mappato ad esempio le frane che si sono innescate a seguito del, dell'evento eh, sismico. Eh, ma, eh, come vi dicevo, oltre che per la ricerca e applicazioni dirette importanti come quella del, per il terremoto del 2016, abbiamo dato in mano ai nostri studenti eh, il, gli strumenti, appunto, sia GIS che hardware, sia software che hardware, e eh, ad esempio questi studenti hanno svolto un lavoro durante la, la campagna di rilevamento di 7 giorni che. Eh, svolgiamo qui sull'Appennino settentrionale, in genere sull'Appennino settentrionale, eh, dei rilievi, ad esempio in questo caso di pieghe in uno slump per avere poi informazioni che permettessero di capire eh, l'evoluzione stessa dello slump. Una delle cose interessanti che facciamo ehm, attualmente è anche l'utilizzo dei droni. Abbiamo imparato ad utilizzarli, e nel corso che tengo, di strumenti digitali per il rilevamento geologico, ci sono anche loro e mh, abbiamo mh, potuto eh, constatare che eh, ad esempio quando noi importiamo i dati catturati con i droni dalle fotografie dei droni che poi forniscono anche un di punti quindi eh, diciamo la terza dimensione la tridimensionalità del, dei dati ci permettono di essere visualizzati anche nei nostri sistemi GIS in particolare in QGIS e utilizzando ad esempio variazioni nella posizione delle luci, eccetera, abbiamo scoperto che ad esempio si vedono la prosecuzione degli strati che noi vediamo solo in affioramento, anche dove ci sono coperture, anche coperture boschive. E poi abbiamo, abbiamo applicato ad esempio nel rilevamento stratigrafico e nel rilevamento strutturale. Vi voglio far vedere, per concludere una applicazione, quindi vi ringrazio dell'attenzione. Eh, chiedo a Fabio quindi di eh, far passare il video che abbiamo caricato questa mattina per visualizzare un po' cosa possiamo fare con il nostro drone. Chiudo quindi la condivisione di questa, eh, di questa nostra eh, presentazione, e adesso che partirà il credo che Ecco, Fabio farà partire il video. Vediamo questo è uno studente, Mattia Cipicchia, che è uno studente che sta facendo la, la tesi di laurea eh, magistrale e stiamo lavorando su una faglia che eh, ha dato un terremoto importantissimo nella nostra zona nel 1781. Qui siamo sul Monte Nerone e con il drone sorvoliamo un importante affioramento molto difficile da raggiungere. Questa è già l'elaborazione che poi abbiamo fatto in tre dimensioni, adesso qui la vedete appiattita, ma effettivamente in tre dimensioni, con il rendering fotografico. E qui vediamo la faglia che stiamo cercando, la faglia che ha dato il terremoto nel 1781. E la visualizziamo con i nostri sistemi di 3D. Qui, dalla, dalla ripresa, vediamo che poi possiamo, in qualche maniera, definire il percorso di questa faglia. Vi ripeto, Mattia, eh, che sta facendo volare il drone, è uno degli studenti che sta facendo attualmente la nostra tesi di laurea. Mm, niente, io ho concluso la mia esposizione. Spero che in qualche maniera ti abbia dato l'idea sia della struttura del corso di laurea, sia anche delle cose che facciamo. Almeno di quelle che faccio io, che conosco meglio. Quindi è solo un esempio. Se ne fanno tante altre in tanti altri campi. Eh, avete visto quanto mi piace anche poter eh, in qualche maniera farvi vedere le cose che facciamo e eh, mostrarvi eh, l'entusiasmo e il coinvolgimento anche degli studenti che sono nella nostra ricerca, nel nostro sistema di eh, ricerca. Ehm, per questo abbiamo qui eh, Nicole Maretti, che attualmente sta facendo il suo dottorato di ricerca appunto in scienze della Terra e ehm, chiederei a lei di darci una testimonianza, almeno come ha vissuto anche la sua esperienza universitaria, magari anche nel mio corso di eh, rilevamento geologico digitale. Quindi lascio la parola a lei, la ringrazio anzi del suo intervento. Buongiorno, Tant buongiorno, grazie. Allora, come ha detto il prof. Mauro De Donati, io sono Nicole sono eh, la tutor della scuola di scienze geologiche. E io mi sono laureata sia alla Triennale che alla magistrale a Urbino, a Geologia Urbino, e quindi, come, come accennava il prof De Donati, ho, ho svolto tutto il mio percorso di studi e qui. E adesso sono al primo anno di dottorato e principalmente mi occupo di spettrometria di massa applicata alle analisi ambientali, l'analisi di contaminanti ambientali e quindi da qui potete capire come la geologia in realtà sia una disciplina che mh, si può interfacciare con tanti settori diversi, tra cui anche la chimica e l'analisi dei contaminanti. E, mh, che dire del mio percorso mh, qui a Urbino? Senz'altro è stata un'esperienza molto positiva e diciamo che mh, i fattori principali per cui penso che studiare geologia a Urbino sia, mh, sia importante eh, rispetto magari ad altre università più grandi, in città più grandi, eh, è che mh, il numero degli studenti non è elevatissimo e questo è un, uh, un vantaggio proprio perché ci permette di mh, essere seguiti uh, di più dai professori e, e anche di fare esperienze appunto come, come vi, ha, vi, ha vi ha fatto vedere il prof De Donatis, e, mh, che sono, mh, si possono fare solamente quando, quando gli studenti vengono, vengono ben seguiti. Ecco, tra, tra queste esperienze appunto ci sono le numerose, numerose escursioni che durante l'arco dei cinque anni farete, eh, che io ho fatto, e eh, tra cui anche il campo di rilevamento geologico digitale, che è senz'altro un'esperienza molto, molto divertente, perché eh, si passa una settimana mh, o poco meno sul terreno eh, a rilevare. Mh, a costruire la carta geologica eh, dell'area che il professore assegna e, ed è un'esperienza veramente particolare perché si studia ma nella pratica e si impara facendo sul, sul terreno all'aria aperta ed è una cosa che poche mh, discipline mh, consentono. E, per cui poi durante queste escursioni e questi, questi campi di rilevamento stringerete delle, de, delle forti amicizie con, con i vostri colleghi eh, che insomma diventeranno sì dei compagni di avventura così come anche i professori eh, alla fine durante, durante queste escursioni perché non si sa mai cosa può, cosa può succedere ecco. e, e, però alla fine si torna sempre a casa sani e salvi. E niente, quindi, in, oltretutto, noi qui a Urbino abbiamo eh, un patrimonio eh, sia culturale ma proprio anche del territorio, del paesaggio e geologico che sono unici in tutta Italia. E quindi l'università di geologia Urbino è, è proprio azzeccata, perché qua noi abbiamo di geologia tantissimo e vengono anche dalle altre. Dalle altre università a studiare, per esempio, la nostra successione ombromarchigiana e quindi eh, diciamo siamo fortunati ad essere qui. E per quanto riguarda, questa è stata la, la mia esperienza, quindi assolutamente io vi, vi consiglio di iscrivervi qui a Urbino. E per quanto riguarda invece la mia funzione di tutor, e pensate, sono talmente appassionata che ho deciso anche di, di fare il tutor degli studenti. E dunque, eh, che cosa faccio? Diciamo che voi potete rivolgervi a me per qualsiasi domanda avete in generale per quanto riguarda, eh, per esempio, le iscrizioni, il pagamento delle tasse, le borse di studio, oppure anche domande più specifiche attinenti al corso di laurea, agli esami, i crediti formativi. E qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi domanda potete farla a me se non vi so rispondere direttamente. Io so con chi mettervi in contatto per, per poter eh, risolvere i vostri dubbi. Infatti, vi lascio qui eh, nella chat l'indirizzo mail eh, a cui potete contattarmi e di solito io. Svolgo il mio lavoro da tutor, ecco che vi lascio l'indirizzo, ho un ufficio che si trova in Piazza Rinascimento 6 qui a Durbino, in centro davanti al Palazzo Ducale. E purtroppo, adesso, per la situazione in cui siamo, svolgo il lavoro in smart working e quindi. Prima potevate venire nell'ufficio e potevamo parlare di persona, adesso non si può più fare, quindi che cosa si può fare? Mi contattate per mail e se riusciamo a risolvere o a rispondere alle vostre domande tramite mail, e bene, altrimenti possiamo anche eh, concordare un incontro tramite webcam, come stiamo facendo adesso, possiamo parlare di persona, e però sempre in modalità smart e niente, quindi vi invito assolutamente a contattarmi se avete domande, dubbi, quesiti, qualsiasi cosa vi, vi venga in mente e potete farlo anche qui adesso nella chat e io sono a vostra disposizione così come il prof Mauro De Donatis e vi ringrazio per aver partecipato e spero di vedervi presto qui a Urbino, grazie. Oh, non avevo aperto il microfono adesso spero che mi sentiate, ringrazio di nuovo Nicole eh, per le tue parole. Se io fossi uno studente, ascolterei essenzialmente te più che i professori che in genere tendono a vendersi molto bene, no? quindi cercano di vendersi più bene. Eh, però eh, diciamo che, come diceva Nicole, qui c'è un'interazione importante: si diventano mai amici i miei studenti, quelli che ho avuto. Eh, da vicino sia per le tesilare ma con i quali ho avuto modo anche di vivere insieme durante i miei campi eh, sono sempre in contatto anche tuttora studenti che eh, naturalmente sono laureati sono nei loro ambiti a lavorare hanno sempre un bel contatto e a volte ci sentiamo e a volte, tra volte diventano importanti anche per delle collaborazioni di ricerca o di sviluppo e quindi veramente il rapporto tra, tra gli studenti stessi, ma tra, anche tra gli studenti e i docenti, è qualcosa di veramente prezioso che abbiamo qui. A Urbino. E poi la seconda cosa che ha messo in luce eh, Nicole, eh, siamo, fortunati, siamo fortunati. Io adesso alzo gli occhi dalla telecamera dello schermo e guardo le mie finestre e ho davanti eh, il Monte Nerone, il Monte Petrane, il Monte Catria con tutte le colline eh, marchigiane. Eh, e quindi basta essere, andare fuori, andare su una collina, andare qui davanti, sul Monte Nerone, eccetera, e ho il mio laboratorio di ricerca e ho il laboratorio anche di didattica dove posso portare i miei studenti senza eh, fare chissà che cosa, perché è importante, soprattutto adesso che abbiamo queste norme Covid, eh, per cui è tutto difficile fare, avere la possibilità di... Eh, in qualche maniera di poter comunque facilmente organizzarsi, magari con le auto proprie e tutto il resto, ma di uscire di continuare a fare il, il tipo di lavoro che abbiamo fatto per tutti questi anni eh, è veramente molto molto importante. E, quindi, ecco, invito a chi è interessato, naturalmente chi vuole, chi ha voglia di continuare questa o comunque di intraprendere un'esperienza geologica con eh, lo studio e la laurea magistrale ecco di iscriversi eh, e naturalmente eh, la garanzia che Nicole già vi ha dato e che comunque eh, io sottoscrivo è eh, veramente di, una, di un periodo tra l'altro eh, forte che poi lascia la possibilità di avere eh, nuovi sbocchi nuovi futuri e sempre molto entusiasmanti niente adesso taccio perché ogni tanto i professori devono stare zitti dico io e lascio la parola invece eh, ad eventuali domande io spero ce ne siano perché eh, in qualche maniera mi dareste anche un po di soddisfazione <ride> grazie lascio a voi le, 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 la possibilità di fare domande Ok, non ci sono domande. E eh, va bene, eh, ce ne faremo una ragione, mi dispiace il premio Ego, comunque <ride> siamo, siamo qui comunque disponibili, Nicole, io, comunque tutti i contatti che troverete sulle pagine di geologia di Uniurb eh, per avere eventualmente altre informazioni. Eh, mi dicono di attendere ancora un minuto, aspettiamo ancora un minuto, quindi la tiro un po' lungo con la mia chiacchiera. Eh, comunque eh, ripeto siamo sempre disponibilissimi adesso è più difficile incontrarsi per ehm, diciamo per vederci eh, così di persona però ripeto gli strumenti li abbiamo gli strumenti digitali e non per poterci ascoltare e sentire o vederci anche e quindi disponibilissimi Ripeto, chi è interessato a iscriversi a questo corso lo faccia presto perché la prossima se settimana entreremo proprio nel vivo dei giochi e inizieremo subito a lavorare per, il, per, appunto, per, la, per le nostre lauree. Io in particolare ho nel primo semestre eh, un corso nella laurea eh, triennale di geologia e nel secondo semestre invece partiremo con il nostro... Corso, sempre entusiasmante di rilevamento geologico digitale con i campi, con le escursioni e con tutto il resto, sperando appunto che vada tutto bene. Di nuovo, Taccio. Eh, se ci sono delle domande, benvenute. Niente, allora se non ci sono, eh, io vi saluto. Eh, ringrazio chi è entrato ad ascoltare in questa stanza il, uh, la mia prolusione. Ringrazio Nicole per il suo intervento e naturalmente i moderatori, Fabio eh, particolare, che è stato veramente utile anche a far funzionare il tutto nella maniera adeguata e anche a regolarguirmi quando non ero bravo a fare le cose, e quindi eh, va bene, grazie a tutti e speriamo di poi incontrarci all'edizione. Grazie, ciao. Buona giornata. Buona giornata.